Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, illustri esponenti del Governo, oggi in quest'Aula si chiede di convertire in legge il decreto 10 luglio 2018 numero 84, ossia si rende esplicita la volontà, la collaborazione e l'onestà dell'Italia nei confronti di un mondo che soffre e chiede aiuto e nei confronti dell'Europa stessa. Il nostro Governo ha scritto nel contratto che avrebbe ricoperto ai tavoli dei negoziati europei un ruolo da protagonista con l'intento di far rispettare i diritti e i doveri dell'Unione Europea. Lo stiamo facendo. Il carattere deciso, caparbio ed irremovibile del nostro Ministro degli Interni ci sta garantendo rispetto e un'improvvisa collaborazione da parte di Stati europei che fino a ieri erano miopi al problema. Abbiamo infatti riaperto una coscienza egoisticamente chiusa, per cui ci sia una equa e responsabile ripartizione del ricollocamento dei richiedenti asilo. Solo grazie alla nostra leale forza politica e morale siamo oggi ascoltati, considerati e rispettati. Laboriosità, il menefreghismo, anch'esso egoisticamente assunto da alcuni leaders europei, sono oggi rimandati al mittente. In modo leale, forse anche duro per alcuni, il nostro leader Matteo Salvini ha interpretato la volontà degli italiani, ovvero prestare amore ai popoli che soffrono, ma pretendendo impegno comune, regole comune, risposte serie e veloci. Questa strategia organizzativa prosegue il Trattato di Bengasi del 2008, al quale riconosciamo lungimiranza di chi vedeva allora nella Libia un partner per cooperare ad accordi bilaterali, accordi che determinano lotta al terrorismo e alla criminalità, lotta al traffico illecito, soprattutto stupefacenti, lotta all'immigrazione clandestina, nonché un alleato sulle sponde nordafricane e fornitore di energia, gas e petrolio. Apprezziamo la continuità strategica, anche se di debole efficacia sui tavoli europei, del precedente governo ed abbiate perciò anche voi dell'opposizione il coraggio e la correttezza di apprezzare il lavoro del nostro governo ed il ruolo nei confronti di un'Europa che scaricava all'Italia tutte le responsabilità economiche, politiche, legali, umanitarie e sociali. Un'Europa che si nascondeva egoisticamente dietro patti, trattati, accordi firmati con la consapevolezza degli enormi svantaggi arreganti. Un ruolo nei confronti di organizzazioni private autoproclamateci legittime e referenziali, organizzazioni senza alcun obbligo di pubblicità di bilancio e che non svelano con trasparenza finanziatori e finalità. Un governo che ha il merito di lavorare per renderci un sentimento che purtroppo ci manca da troppo tempo, il sentimento di patria, una patria che in Europa conti e si faccia sentire. Perciò rivendichiamo orgogliosamente la volontà di cedere a titolo gratuito ben 12 unità navali. Siamo orgogliosi di fornire altresì supporto, addestramento ed istruzione operativa, di fornire sacrificio di uomini e donne italiani. Formazione e copertura finanziaria per una spesa complessiva di 1,15 milioni di euro. Diamo un segno tangibile aggiungendo 12 unità operative alle 4 motovedette della Libia, vecchie e limitate. Allora salvare davvero le vite umane e combattere davvero i trafficanti di morte contrastando già nei luoghi di partenza, perché lì è la cupola, e perché impedire ad uno scafo insicuro di partire significa evitare tragedie in mare. Noi in Italia accogliamo volentieri e senza trattati i rifugiati veri. Deve finire il business delle cooperative e dell'accoglienza indegna e ricca di lucro. Oggi aiutiamo le istituzioni libiche, non solo con soldi, ma con mezzi, formazioni, uomini e tecnologie avanzate che consentiranno di reprimere efficacemente la malvagità dei trafficanti impuniti. Questa legge ci costa anche la consapevolezza di sacrificare le 12 unità sfilandole ad altri impegni del nostro territorio, ma la fame di umanità e di pace ci rende forti, fieri e fiduciosi e chiediamo di non strumentalizzare la colpevolezza e di non augurarsi qualche tragedia per poter alzare in modo ipocrita il dito e dire lo avevo detto. C'è poco da dire infatti sulla nostra onestà e lealtà. Il nostro governo non lascerà mai morire le persone e renderà onore alle vittime del mare,
punendo il sistema degli infami traghettatori di morte e di chi ha guadagnato soldi sporchi di sangue. Grazie. Bravo. Grazie, senatore Rufa. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes e ne ha facoltà, prego. Grazie, Presidente.